Ragazze, allora, per chi mi segue su Facebook già sa di cosa sto parlando, ovvero la video recensione dei prodotti della NYX Cosmetics che gentilmente l'azienda mi ha inviato per provare. Sinceramente, non mi aspettavo che un'azienda conosciuta in tutto il mondo o di una certa importanza poteva, insomma, accettare la richiesta di collaborazione che avevo inviato tramite email al loro contatto europeo dal sito della NYX e sono rimasta davvero senza parole perché mai a pensiero che venivano a cagare il mio piccolo canale, non so come, non so cosa dire, davvero sono rimasta contentissima e devo ringraziare a Valeria Trucchinacento perché avevo visto insomma il suo video collaborazione con la NYX e ho letto la recensione dei prodotti sul suo blog, vi lascio tutto nel box informazioni. Un bacio, Valeria. E mi ha dato insomma l'idea di contattare questa azienda. Vi faccio vedere subito i prodotti, ma vi faccio vedere insomma prima come mi sono stati inviati. E mi sono arrivati tramite Corriere GLS. All'interno del pacco c'erano vabbè tutti i cosettini di sughero, eccetera, eccetera, e stavano dentro questa carta velina nera con il loro adesivino e all'interno ho trovato questa cartolina e dove presentavano anche la loro nuova linea, l'HD Studio, che sono sinceramente molto curiosa di provare. Non vedo l'ora di andare al Cosmoprof e sfondarmi allo stand della NYX. E ora vi vado a mostrare i prodotti. Il primo prodotto che vi voglio mostrare io già ce l'ho nella colorazione Cottage Cheese, che è il bianco perla, ed è lo Jumbo Eye Pencil, il colore Pacific, questo qui è lo sboccio. Come potete vedere non è un semplice celeste, ma ha anche dei riflessi cangianti con il viola, l'azzurrino, molto molto particolare. L'ho già provato come base ombretto, è un'ottima base ombretto perché favorisce, cioè si sente proprio l'ombretto che aderisce sulla palpebra, ed è ottimo anche come ombretto singolo, non entra nelle pieghette, sono davvero favolosi questi qui. Infatti voglio farne scorta quest'anno se riesco a trovare lo stand, perché l'anno scorso sono arrivata troppo tardi ed era davvero quasi finito tutto. Ed è questo qui. Non vi so dire il numero, perché c'ha l'adesivino sopra, come potete vedere, comunque il Pacific, molto molto bello. Questo è lo swatch. Poi un altro prodotto che io praticamente sto utilizzando tutti i giorni ininterrottamente è questo qui, Soft Matte Lip Cream. Praticamente dalla descrizione che c'è qui sotto, questo non è né un rossetto né lucida labbra, ma semplicemente una mousse cremosa che per quello che ho potuto constatare io sembra tipo una tinta per labbra, ma matte, come potete vedere, ed è questa che ho su adesso. Dico ragazze che è super super resistente. Ci ho mangiato, ci ho bevuto, ci ho fumato ed è rimane lì intatta. Il colore è bello deciso. Io ho il San Paolo, questo qui, ma c'ha tante altre colorazioni. La cosa bella della NYX è che ogni prodotto ha una vasta gamma di colori, infatti io di questi li voglio tutti, perché non sbava, non ha necessità di una matita contorno labbra, perché ha l'applicatore a spugnetta come un semplice lip gloss ed è a posto. Non vi va il prodotto tra i denti tipo il rossetto, è un prodotto davvero ottimo. Io infatti ho visto tutte le altre colorazioni, le voglio tutte assolutamente. È ottimo, davvero ottimo. E poi non è mattificato, non appiccica. Vedete, non appiccica, insomma, non è tipo un lip gloss, è favoloso, è favoloso. Ed è questo qui. Stupendo, infatti è davvero, questa è stata una scoperta per me perché ho sentito parlare bene dei rossetti della NYX, ma di questo prodottino qui non sapevo proprio l'esistenza, vi sono sincera. Ed è questo. Poi un altro prodotto che mi è piaciuto e che sono insomma stata contenta di poter provare perché non ne ho mai avuto un.
vero e proprio, ho utilizzato sempre quelle che ho trovato nelle ciglia finte della colla. Questa qui è quella waterproof, quindi è super resistente. Infatti, una volta applicata, voi avete proprio la sensazione che le vostre ciglia finte rimangono lì e non si muovono manco con niente praticamente. Questa colla qui fatta in tubetto è bianca perché già l'ho provata, è super resistente. È una cosa che mi piace, che fa resistere, che fa aderire bene anche le estremità delle ciglia finte che mi hanno inviato ed ho provato. Infatti, come potete vedere, sono staccate. Praticamente, da me le ciglia finte tendono a staccarsi alle estremità, cioè all'inizio dell'occhio, e alla fine. Questa colla qui invece, no, tutto, questo problema qui non me l'ha dato. Le ho messe, sabato, queste qui, e sono davvero molto molto belle, si applicano facilmente, fanno davvero un bel effetto sull'occhio e sono le L103 Sugarlicious. Devo dire la verità, le ciglia finte della NYX sono di ottima qualità, non pesano sugli occhi, sono davvero buone e resistentissime. Sono facili da applicare e queste qui fanno davvero un bel effetto, mi piacciono tantissimo. E all'interno troviamo la mini collina che però non ho utilizzato perché volevo provare questa qui. E devo dire che è ottima rispetto alle altre colle che ho, e c'ho anche quella lì della Eliur, le ciglia finte, quelle di Kate Perry. Questa qui è migliore perché mi dà proprio una sensazione di stabilità, cioè non sto lì a detto, madò, oddio, mo, mi si scolla la ciglia finta e mi si rovina il trucco. Con questa qui non ho avuto questo problema, quindi è ottima. E credo che comunque ci sia anche la colorazione nera, se non erro. A me è la 002 Clear. E tutti questi prodotti che vi sto mostrando sono cruelty free, quindi non sono testati sugli animali. Come potete vedere, c'è il simbolino del coniglietto. E la colla ha una scadenza di 12 mesi. Anche qui abbiamo l'adesivino perché penso che fanno parte dei kit che danno alle blogger. E ho trovato insomma questi altri due prodotti. E per finire, sono rimasta contentissima perché anche la NYX sa che io sono malata di blascite. Mi hanno mandato il Mosaic Powder. Questo qui praticamente è un prodotto multiuso. Innanzitutto sono controllato sul sito, ha tantissime colorazioni molto molto belle. Io ho la 04 Peach, questa qui. Praticamente questo è un prodotto che può essere utilizzato come blush che ho sul viso. Purtroppo non si nota perché è molto naturale, ma la texture di questo prodotto qui, molto luminosa, molto sottile, dà davvero un tocco sano al viso, dà luce al viso. E potete utilizzare questi insomma, questi vari colori anche come ombretto. Infatti, i colori più chiari li ho utilizzati per questo trucco. Quindi è un prodotto che potete utilizzare in vari modi, sia come ombretti che come terra che come blush, miscelando tutti i colori. E lo sto adorando davvero. È un ottimo prodotto. Vi faccio uno swatch di tutti i prodotti, di tutti i colori, insomma, messi assieme. Questo è il colore, questo vedete, questo color pesca, molto molto luminoso, davvero molto molto bello. E vi ripeto, potete utilizzare i vari spicchiettini come volete. Io oggi li ho provati come ombretti e devo dire che mi piacciono molto. E come blush è favoloso. Ovviamente ci vuole abbastanza prodotto per una buona scrivenza, altrimenti lo potete utilizzare anche come illuminante prelevando questi colori più chiari, questi
questi due qui. Il packaging è semplicissimo, in plastica dura, trasparente. E questo qui ha una scadenza di 12 mesi ed è, vi dico subito, una scadenza di 12 mesi, i grammi non li indica praticamente. No, i grammi non li indica. Questo è l'INCI del prodotto. Però i grammi non sono indicati. E niente, ragazze, cosa dire? Io già conoscevo la NYX, non c'è bisogno di dirvi nient'altro. Sono dei prodotti davvero ottimi di qualità, hanno un prezzo giusto, buono. Con questi qui, con questi prodotti qui mi ci sono trovata benissimo. In particolar modo, mi sono piaciuti tanto questi due prodottini qui. Io già avevo sentito parlare bene dei blush normali, quelli della NYX, con il packaging, se non sbaglio, quadrato e la cialda tipo trapuntata. Però anche questi sono belli e hanno tante colorazioni. Quindi quest'anno al Cosmo Prof io credo che spenderò i miliardi alla NYX. Sto già mettendo i soldi da parte, quindi non vedo l'ora. Anche di questi qui li voglio tutti perché li adoro, veramente li adoro. Cosa dire, sono davvero ottimi prodotti. Purtroppo in Italia è difficile, insomma, da reperirli e i prezzi sono un po' troppo caretti rispetto ai siti americani, eccetera, eccetera. L'unica cosa, speriamo che questi prodotti, insomma, arrivano anche in Italia e abbiamo la possibilità di acquistarli in maniera un po' più onesta, nel senso con prezzi giusti. Io ho visto alcuni prodotti sul sito di Madame Cosmetics che hanno davvero rincarato moltissimo i prezzi rispetto a quanto costano realmente. Niente ragazzi, io vi mando un forte bacio, spero di avervi dato qualche spunto su qualche nuovo prodotto della NYX Cosmetics, ringrazio l'azienda per la possibilità e niente, ci vediamo prestissimo nel prossimo video, ciao ragazze!